Guardian fa schifo. Ma perché mi dice ciò? Niente, guarda, siamo il Guardian fa talmente schifo che siamo costretti a, recensire un... non un Mazinga, ma quasi qualcosa che ci va molto vicino al Mazinga e che è quasi il suo padrino per certi versi. Potrebbe esserne il suo predecessore. Allora, qua da dove si proviene? Si proviene da Shin Mazinger Impact, giusto? Yes. E fondamentalmente in Shin Mazinger Impact si vorrebbe raccontare la vera storia di Mazinga Z. La genesi. La genesi, ma quella di Gonagai, tra virgolette, senza censure dovute al tempo della programmazione per bambini e del manga che riguardava proprio per l'appunto Gonagai, non il Gonagai con Gosaku Ota in collaborazione con Gosaku Oko, ma Gonagai punto e basta lui. E quindi fondamentalmente, che tra l'altro io quel manga non penso di averlo letto, che comunque lo dovrò recuperare. Shin Mazinger Impact ci racconta le vicende di questo Mazinga Z che è un pochettino, anzi è completamente slegato da quello degli anni 70 che noi ci ricordiamo. Anche lei, Straccione, ha visto questa serie animata, adesso mi sembra di 26 episodi. Sì, 22, 26. Lei, dottor, 2007? No, non l'ho vista. È passato del tempo, sicuramente viene dopo Mazinga Kaiser, che mi sembra che fosse del 2001-2003. Ho visto quello, Mazikai, sì. 2001, questo 2003. Viene dopo, che fondamentalmente in Shin Mazinger Impact, insomma, Gonagai paragona il proprio Mazinga Z a Zeus, fondamentalmente, che in questa serie a Zeus viene tagliato un braccio e fondamentalmente questo braccio di Zeus che viene tagliato corrisponde a Mazinga Z, cioè al pugno di Zeus. Infatti tant'è che in questa serie il Mazinga Z si trasformerebbe poi in un rocchetto punch gigante. Beh, no, diciamo che, perché viene considerato Zeus? Perché c'era questa civiltà che erano i Micenei, che avevano costruito questi mostroni meccanici. Okay. E diciamo che questi mostroni meccanici, adesso non mi ricordo se quello più forte o quello più quello contro gli altri che si erano ribellati, no? Era quello dorato che era stato chiamato poi Zeus. Okay, quindi con la tecnologia dei Micenei, come si chiama? Il dottor Kabuto. Sì. Riesce a costruire comunque questa macchina. Naturalmente il dottor L segue le orme e trova questi vecchi robottoni meccanici e li riattiva. Riattiva e cerca di conquistare come al solito la Terra. Anche perché abbiamo lo Ying e lo Yang, anche se è un po' pazzoide il dottor Kabuto, cioè, nonno di Koji. Sì. Fondamentalmente persegue, chiamiamolo, un principio buono sì. O comunque di... Anche perché lui, secondo, adesso non mi ricordo bene, però lui aveva fatto Mazinga Z proprio perché sapeva che il dottor L avrebbe rotto i coglioni con questa, quindi aveva bisogno di una protezione. O comunque un deterrente. Un deterrente contro la guerra che sarebbe arrivata. Esattamente, via. E quindi si frappone ad essi. Il Mazinga Z. Poi abbiamo un finale un po' così che non finisce, che sarebbe forse probabilmente un richiamo al grande Mazinga. Però io aspettavo quello, ma che mai sto spoilerando, mai arriverà e mai ormai. Anche perché arrivano le sette armate, che fanno tra virgolette il culo a strisce a Mazinga Z.
Però vabbè, anche perché fondamentalmente quello che non si voleva è che era Mazinga Z tirasse fuori tutto il suo potere da richiamare poi quelle armate che sarebbero state, che avrebbero fatto il culo deleterie, totale a Mazinga Z, e si sarebbe voluto un nuovo baluardo. Esatto. È chiaro che Tetsuya, che è pilota del grande Mazinga, non si capisce se è vivo, se è morto, anzi teoricamente sembrerebbe morto. Teoricamente sì, perché sarebbe poi tra l'altro suo cugino. Era legato comunque al... Allora, innanzitutto fa una comparsata... La madre. Ok, che... la madre ok, no, ma dico... Kenzo. Kenzo Kabuto. Certo. Che lui aveva costruito, che è imprentato... Beh, si è Kabuto. Sì, anche lui aveva una... Tetsuya forse no, ma, però Tetsuya forse era legato, non so di sede, parentela... Era proprio uno tirato su dalla strada, ecco, preso sberle, esattamente, però sapeva guidare questo robottone, anche perché verso il finale di questo Mazinga Z Impact vediamo l'ombra del grande Mazinga. C'è soltanto un'ombra, però, quindi vuol dire che sto robot nel cartone animato è stato costruito. Però non sono andati avanti, no, con perché non è andato molto bene. Probabilmente non è andato molto bene. Anche Mazinga sbaglia. Anche Gonagai le volte viene cazziato, via. Anche se a me è piaciuta. Ecco, vabbè, questa è una, adesso poi dopo parliamo anche di lui. Sì, sì, anche lui fa la sua comparsata. Ecco, allora a lei è piaciuto. A me, tutto sommato, come serie, non mi sarebbe neanche dispiaciuta, ma è troppo lenta. È un po' lenta, Veramente, cioè, sì, per tirare un pugno ci vuole un episodio. Però... Lei tenga presente che in 13 episodi si poteva mettere tutto quello che c'era in questo Lo so, ha ragione, però quello che soprattutto nella parte iniziale è lo svolgimento, è tra virgolette un pochettino real, nel senso che non è il solito cartone animato dove l'omino entra dentro la bocca, senza fare tutto. Tipo quello di realtà non sarà già capace di tirare fuori. Sì, ma anche qui impara a lanciare la rocket punch, cioè ci mette un po' di tempo a imparare queste cose. Effettivamente. Cosa c'è di reale in un robot che si trasforma in un pugno? No, niente, ma questo lo fa alla fine, però. Questo è niente. Però siccome hanno dato questa impronta all'iniziale. Poi dopo, se nota, le altre puntate sono diverse, sono già più veloci. Leggere, anche più, vabbè, proprio è chiaro che poi conosciamo la madre di chi non abbiamo mai conosciuto, di Koji Kabuto, in una chiave diversa. Sì. Ci sono altri due robottoni, sai quello senza le gambe? Sì. Naturalmente c'è la fighetta robotta. Sì. Vediamo quella bellissima puntata in due, quelle due puntate del Danubio. Vabbè, mi è piaciuta, aveva un che di poetico. Vabbè. Un che di poetico. Poi aveva poco senso, perché il ragazzino, come si chiama? Shiro scappa con sta bambina e praticamente in 30 secondi sono in Germania. Ma non era lei poi tratta una robotta? Sì, lei era una robotta. Sì. Cioè, comunque Shiro compare chi lui. Esatto, anche perché naturalmente cavalcando l'onda la Bandai fa uscire lo Shin Mazinger Zero prima. No, Zero. Lo Shin Mazinger. Ce l'ha nella testa quello. Sì. C'è una zucca con il suo scrander Poi dopo ce lo fa uscire con uno scrander diverso che si trasforma in rocchetto panzo, ma quello nel mezzo praticamente, oltre a esserci il dottor Juzo Kabuto che inventa Mazinga Z, c'è anche Kenzo Kabuto che anche lui fa i suoi esperimenti sui robottoni, e quindi lui stava lavorando sull'Energer Z, pilotato da Tetsuya Tsuji. L'Energer Z non è altro che un robot costruito appena precedentemente al Mazinga Z con le stesse capacità e con la stessa potenza di attacco. È chiaro che anche il ruolo di questo Kenzo Kabuto non si capisce bene, è poco chiaro. Sì. Poi Tetsuya fondamentalmente è apparentemente morto e non si sarebbe mai piegato al volere di quello che poi fa, praticamente si schiaffona con suo figlio. Sì. Ecco,
Infatti, quindi adesso noi vediamo il Energer Z nella sua versione definitiva, mm-hmm. perché c'è anche una versione che ce la fanno vedere prototipale, senza sì. le pettorine e senza la zucca, la testa, ma soltanto con delle leve da poter tirare, sì. ma quello poi dopo ne parliamo un attimo di quel sì. robottino lì. E quindi questa è la versione, diciamo, definitiva di questo robot. Non, voi vedete che viene pilotato da una motoretta che può essere sia Tetsuya che Kenzo, perché all'interno dell'anime lo vediamo che ambedue pilotano questo robot, e fondamentalmente non c'è né un brain condor né un overpilder, ma una rampa dove il robot si inginocchia, lui spicca un salto, va su per la rampa e praticamente arriva alla posizione, si aggancia e dopo testa. Tu piloti il tuo robot, torna con la col manubrio. La quindi, cosa bella è che sei comunque libero, sei per aria, sì, 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 cioè, sì. Accelera, ogni missile, ogni raggio ti può arrivare nei denti, una protezione, sì, assolutamente sì, assolutamente sì, però l'idea questa è real, questa è real. Pensate come potrebbe no, essere, no, io ho soltanto detto che all'inizio, secondo me, per far imparare ma perché d'altronde sei lì, hai un manubrio con sì. l'acceleratore, imparare a dare un pugno, cioè devi sì, devi metterci un po', no? Allora, combinazione freno poi il cazzo cosa farà? Il cazzo fa nascosto, devi calare una marcia per lanciare il pugno, il raggio fotonico. Quindi cosa ha pensato Bandai? Ah, che Bandai di paraculati? Beh, ho pensato al Requiem Zero. Ha pensato oltre al Requiem Zero, ma infatti, come vedete, io sto portando avanti il mio progetto Requiem Zero. Perché? Perché già nel 2010 sì. Bandai fece uscire questa versione, che sarebbe quella giusta, in modalità Tamashination Limited. Perché dopo pochi secondi che compare così, questo mm-hmm. robottone qua, utilizza il proprio Breast Fire. Sì. Utilizzando il Breast Fire, fondamentalmente si scioglie tutta la vernice, ma tutta puttane, la vernice del nostro Mazingoide viene fuori in quella versione lì, che è quella, tra virgolette, chiamiamola regolare, e sì, che abbiamo avuto noi come importazione ufficiale. Ecco, io ero e sono felice possessore, anche lo straccione adesso, di questo Energia sì. Z in versione, chiamiamola ufficiale con la colorazione andata a puttana. E quindi quella lì sarebbe la versione, e sarebbe il GX 47, giusto? Boh, questo non saprei proprio. Glielo dico io. Ce lo dica. GX 47. Perfetto. Ecco. Bandai ci fece poi, poco dopo, la versione N, che è questa, che è la normale, okay. Te lo dice, questa è la versione normale. Però ti diamo quello là, stronzo, perché tu intanto compri quello là e tassi, e tassi. Poi ti facciamo comprare questo qua, che è quello più bello, e tassi, quello, diciamo, e lo paghi di più, e lo paghi di più, stronzo, e taci. Vabbè, cioè, è giusto, boh. Poi, io però, cos'era il 2010? Sì, il 2010. Poi però 11 anni vi farò un Guardian di merda, sì. e voi lo comprerete. E tacete. E tacete. e chi dirà che è brutto poi? Ci avrà quelli che diranno, no, è bello. No, è bello. sì. Va bene, comunque. Ecco, io per lungo tempo ho detto no. Ah! Io mi ero voluto ribellare ai poteri forti. Poi un giorno è arrivato questo Requiem Zero, e i poteri forti sono andati tutti a sono crollati. Allora, ecco, questo era comunque un Chogokin che ci girava attorno da un casino di tempo, e adesso ho deciso di ecco, in questi due qua stanno bene, secondo me. Ma è finita lì? No, perché poi Bandai, ancora più stronza, ma perché lì si parla veramente di essere stronzaggine come solo lei, di essere Bandai, esatto. Di essere Bandai. Cioè, quindi non è che solo adesso è paracula, ma la storia viene da lontano. Sì, sì. E sì. Forse i primi stronzi siamo noi. Beh, certo. Vi ricordate quando io ho detto che ho detto che c'era un Mazinga senza pettorine, con le levette, basta, sì. senza testa, e con un Tetsuya che tirava le leve. Sì. Ecco, Bandai fece anche carinamente sì. Una sorta di
sondaggio di estrazione di riffa dove sì. si poteva partecipare, naturalmente solo i giapponesi. Beh, vabbè. Perché gli altri stronzi sono delle merde, sono stronzi, esercete merde, comprate i nostri prodotti, ma comunque non ma siete rimanete merde, ma rimanete merde perché non siete giapponesi. Ecco, bene, hanno deciso di fare questa, chiamiamola riffa, ad non tanto invito, ma tipo dovevi compilare una cedolina, mandarla, mm-hmm. spedirla a Bandai. Ecco, alcuni sono stati sorteggiati e hanno ricevuto in omaggio questo Energia Z ancora più prototipale. Ok, sì. E quindi nessuno l'ha pagato di questi che l'hanno... Cioè, ricevuto. Questi gli è arrivato gratis, diciamo. A questi che hanno, sono stati estratti, okay. E l'hanno ricevuto... L'hanno ricevuto a gratis. Ecco, ora lo si trova in giro attorno ai 250-300 euro e vaffanculo, e vaffanculo a chi l'ha avuto gratis, gratis e morite. Vista l'esclusività. Però Raikan Zero richiede anche quello. Figa. Quando sì. si arriverà, ma guardi, quello è quello del meno. Rispetto ad altre, cose, rispetto ad sì. altre cose, quello sarebbe ancora fattibile. Con estrema. Quelle che mi fanno più paura sono lo 01 RB e il Super Robo 28 Naked. Ah. Si parla di 800 e 1200 euro. Vabbè. Beh, ma prima o poi, dai. Sì, sì. Ma magari lo trova sotto una pianta, non lo so. Chi lo sa? Dicono leggende, ci sono alcune piante particolari della nostra zona. Esatto, non dappertutto. No, non dappertutto. Dicono che insomma nascono i ciogokin sotto come frutti sopra e sotto le piante. Sì, sì. Sopra e sotto il trifoglio. Esatto. E non la completa. No. E quindi c'è anche questa leggenda che cercheremo un po' di verificare. O se non l'avete già vista. Ecco, detto questo, quindi... Lo pesiamo. Però adesso io vi faccio vedere quello che... Perché adesso nel 2010... Comunque, un po' bene si operava. Vedete, a parte lo scattino che è la mutanda. Per dare più movimento alla mutanda, e poi vi alza un po' anche. C'è anche lo scattino nella caviglia. C'è una concezione di Chococin che era molto migliore rispetto ad alcuni che girano adesso, non voglio nominarlo. Alcuni che iniziano con la G e finiscono con la N. Però ho visto anche delle riprese, cioè, su altri prodotti sì, si è anche ripresa. Poi dopo vedremo un po' quale sarà la... E il peso c'è, sì, la colorazione c'è. Pesiamolo. Tutto sommato, ma la chiave di lettura è buona. Aspetti che questa maledetta straccio bilancia fa un po' come c'è una voglia. 354 grammi. Per essere alto 16,5 cm, secondo me è tanta roba. Guardiamo cosa pesa questa. Ah, vabbè, sarà simile. 350. 4 grammi in meno. Non si sa dove. Ma sarà Tetsuya che... Magari c'è la testa più grossa, quella là. Beh, mi sembrano molto... Molto simili. Il colore. Cambia un po' i colori. Ah, ma perché questo è quello sverniciato. Sì, quello sì, è verniciato. Sverniciato. Sono i 4 grammi di verniciatura. Però anche lì c'è comunque fondamentalmente una sorta di... Tra l'altro, vabbè, adesso bando alle ciance, perché cerchiamo anche di fare un po' di informazioni, di spiegarvi un attimino... com'è anche questo prodotto. Allora, abbiamo una vecchia concezione Bandai del pugno sparante. Che rottura di palle. Vede, fa un po' queste, però vedete, a me piace. A me no. Beh, perché le ricorda un po' il vintaggioso. Sì. Tra l'altro non è che spari tanto. Floppa anche. No, perché se uno si sbaglia partono i pugni a cosa. E poi si accap. Sai che io sai il come si chiama? Leopaldon. Sì. Insomma, è la seconda volta. È partito un pugno. Sì, no, gli parte il diadema, no? E la seconda volta che mi parte, per fortuna lo ritrovo, perché come lo sfiori parte, e allora vaffanculo gli ho incollato. Ha fatto bene.
Vede che è partito nel frattempo. Pugnato. Poi abbiamo, oltre a Tetsuya, abbiamo anche Kenzo, che penso che ci sia anche in quella versione. È dotato versione. Anche lui di Kenzo. Nella versione quell'altra, quella più paracula, eccetera, non lo so se ci sono. Tetsuya c'è, ma non so neanche se è a bordo di una moto o se è proprio lui come un ma secondo me era proprio dentro a un buchetto. Con le leve. Può essere, può essere. E quindi ecco, ecco quello che abbiamo all'interno di questa confezione. Metta pure, dottor Lobo, si tolga quello, metta la girella. E pagelliamo. Girelliamo. Ah beh, gli scogli sono comunque solidi, movimento... Sì, ci potete giocare bene. Insomma, è chiaro che un po' di cognizione, però. Però questo è un Chogokin fatto per come noi lo pensiamo. Sì, poi sai, anche semplice, non ha trasformazioni, non ha fronzoli, quindi tutto sommato è da quella parte di lì, diciamo, aiutato. Cosa ho speso? Non lo so, lo diciamo dopo. Sì. Ok. Impatto estetico. 8. Beh, è carino, dai. Cioè, è un bel mazzinghino. Adesso a parte tutte, parte gli scherzi. Penso che sia oggettivamente più bello di quell'altra versione. Beh, quello era milanista. Ma adesso non mettiamo C'è quella cosa milanista che... Cioè, insomma, questi sono i colori di Mazinga. Ecco, questo esatto. Qua non sono i colori di Mazinga. Però anche bere un po' com'è. Anche lì... Sì, però la paraculagine che ce l'hanno fatto uscire. Lo so. Dopo due secondi si cambia di colore e l'hanno fatta anche per un po' perché si distinguesse da Mazinga Z. Però Bandai non ha mica fatto. No. Aspettare mica un secondo per fare la. Materiali: 354 grammi. Addirittura gli do un 9, come 9 alla verniciatura. Posabilità: gli diamo un 7,5. Accessori: vabbè, display stand. Il nostro Kenzo, mi pugni spanti, 6, e trasformazione non c'è, confezione orrenda. Confezione orrenda. Sì, però non ti attrae, cioè c'è questo disegno strano, un ingombito. È chiaro che tu vedi, figa, Tamashii nera, figa sei già lì a farti una sega, perché Tamashii limited, eccetera, vabbè. 6, incazzatura. Ogività. Questo è l'Energer Z che voi dovreste avere in collezione per quel che riguarda Shin Mazinger Impact. Quello là lo trovate a meno, ma questo è quello che ci vorrebbe. Quindi per me la sua ogività. Se li avete tutti e due tanto meglio. Esattamente. Avete la mia stima. o comunque un accenno di stima, ecco, non esagero. Esatto. Ogività, io gli do un 8. Poi la Madonna, no, è alto perché questa è l'Energia Z che ci vuole. Rapporto qualità-prezzo. Allora, ecco, questo è già un po' più difficile. Nel senso che io non so che cosa costava all'epoca perché anche non c'è una... un riferimento, no. Secondo me quell'affare qua, già un po' perché ci marciavano dentro, si parlava comunque di 80-90 euro. Vabbè. Che se lo paragoniamo oggi non è un cazzo. Io ci ho dato di quell'affare qua 95 euro, spedito a casa, da Mandarake, così non faccio pubblicità. Ecco, questo non mi sento proprio di essere oggettivo, perché non mi ricordo che cosa costava all'epoca. Quindi io vi do un rapporto qualità-prezzo comunque, basandomi anche comunque all'oggi giorno, 95 euro per quell'affare qua, comunque io un 7 glielo do. Giudizio finale. L'unica cosa che potrei leggermente dire è che forse è un filo piccolo, ma al di là di questo per me è un Chogokin che è assolutamente doveroso, assolutamente bello, mi piace molto e vaffanculo con un 8 a Cattate Villa. Se lo trovate sotto una pianta tanto meglio. Io avrei voluto magari chiedere un parere a una, però niente, dai, lo facciamo per un'altra recensione. Che cosa? Un parere ma a noi? No,
Lo chiediamo a un altro. Ho una persona qualificata. Molto qualificata. Va bene. Vaffanculo nuovamente. Sì, sì. Ciao disagiati. Oh, my God.